Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in una nuova puntata di Sputtanissima! Ah, no, io avevo messo Sputtantubo! Ma oggi è Sputtanissima! 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 Ovvero il crossover tra Issima e Sputtantubo. Tra Tubissima e Sputtantubo. Tubissima. Beh, ma comunque, Tubissima non è Sputtan. No, perché io sono bravo in realtà. Vabbè. Il okay. Contrario. Allora, chi dobbiamo sputtanare oggi? Qualcuno che ha sputtanato te. Me. E come vi permettete di sputtanare Issima, ragazzi? E in questo caso è anche un mio amico, insomma. Quindi è male. Cosa mi hai combinato, Mr. Flame? Cosa hai fatto? Cioè, vai decoglionato anche tu, perché non si può sputtanare Issima. Per niente. Quindi, al mondo proprio. Tra l'altro io non ho neanche visto... La live sua? No, ne ho vista un pezzo, perché dovete sapere che lui ha caricato sta live su YouTube, Mr. Flame, no? Sì. Che io dico, questa è la cosa per cui lo sputtano di più, Mr. Flame, ma che cazzo fai? Perché cancelli le live come i caga sotto, no? E mo ti spiego perché. Perché tu devi avere cancellato la live mentre io la stavo guardando. Tant'è che io mi sono messa a guardare la live in cui parlava di lui e prima ha detto altre cose, c'era Gianmarco Zagato, altre robe qua. Le cuffiette di... Sì, quelle robe lì. E io me la guardavo in modo interessato, poi spengo, che ero al PC, no? Spengo al PC a metà live, dico, mi trasferisco nel letto col telefono, con lo smartphone e continuo a guardare. Sì, per guardarla. Che c'è modo. Tutta la parte bellissima, no? Oh, in quel momento... Probabilmente era una sera, Mr. Flame cazzo ha cancellato la diretta in quel momento mentre io andavo al cesso prima di continuare a vederla, no? E non ho visto tutta la tua parte perché l'ha cancellata. E apro una piccola parentesi, non è che l'ha tolta perché io gliel'ho segnalata, anzi per me poteva rimanere benissimo. Quindi perché l'ha tolta? L'avrà tolta perché secondo me le persone, io poi gli ho fatto un video risposta a questo live in cui raccontavo le mie cose in risposta e secondo me la gente che mi seguita che mi seguiva è andata a fare il culo a Mr. Flame ad offenderlo e quindi lui ha guardato bene di privatizzare il video in regola. Comunque cosa è successo? Che Mr. Flame ha criticato Issima per avere stalkerato il suo ex. Ah, ok, sì. E sì, questa sì. Cosa lui è stato sia c'erano Mr. Flame e anche Simone, insomma YouTube fa cagare, sì, sì. Che tutto ha sempre tubo. Da cagare il cazzo su tutto. Ma non è vero, perché anzi ti do uno scoop in anteprima. Dai. Perché Simone mi ha mandato un messaggio privato, quindi non nelle telecamere, però adesso te lo dico, ti do l'esclusiva, sì. In cui appunto mi ha chiesto scusa, mi ha detto che comunque lui non era molto d'accordo per la seconda parte, quella che poi ci arriviamo, poi, okay, sì. E comunque mi ha chiesto scusa. Bene, tutto allora quanto. Questo fa onore a Simone. Anzi, mi ha anche invitato, poi ha fatto, poi ci si vede, no, sai. Io voglio vederlo da una vita, ma lui non ha le palle. Come no, perché? È una vita che voglio vedere Simone quando vado a Roma, ogni volta chiedo a Rubino, ma mi porti Simone? Adesso glielo sto manco più chiedendo, tanto so che con qualche scusa lui. Una volta è pure andato a Bologna per non vedermi. Ma com'è possibile? Ma sì, perché? Ma sempre per la storia. Ma sì, perché non vuole essere decoglionato. Allora possiamo fare così. Quando andrò io a Roma, gli dico vengo e porto anche te. Ecco, così la sorpresa, va bene. Vabbè, comunque, ma questa era una piccola parentesi per dire comunque che... Sì. La seconda parte di questa live, che è quella che io mi sono persa, perché un pezzo del, cosa dello stalker l'ho vista, poi la che seconda... è appunto quello in cui... Era quello in cui... Non ho capito in che modo ti abbiano perculato per il tuo, la tua paranoia fisica, insomma. Non ho capito cosa possono aver detto. No, perché appunto per la prima parte dello stalking, ci va sta, bene, vabbè, infatti okay. L'ho anche detto, sono d'accordo, cioè puoi dire quello che ti pare. Io poi mi ha dato noia su questa cosa appunto, dello stalking. Mi ha dato noia la seconda parte. Dove ha preso questo mio video, non lo ha nemmeno guardato tutto, si è guardato il pezzettino che gli interessava, in cui faccio vedere appunto il mio problema qua fisico per me,
e in cui faccio vedere appunto che è proprio una cosa di testa, no? Ho un disagio, insomma. Sì. E l'ha presa un po' sotto gamba, un po' come per prendermi in giro, come per dire, se vabbè, ha perso il capo, non sa più cosa fare. Come a minimizzare il tuo difettino. Sì, come per dire, non lo so, se io magari pesassi 250 kg, no? Mm. E facessi un video, guarda, sto male perché voglio cambiare, ma comunque è difficile, non ci riesco, non mi piaccio. Lui è come se avesse preso un video del genere, avesse detto, vabbè, ma che, ma te sei grosso. Minimizza, sì, il problema, che per te... Può essere una cavolata, e può essere una cavolata, ma certo, per me, no, che è mio, se permetti. Esatto, infatti. E se per me è un problema, è un problema. E poi finisce tutto a tarallucci e vino, quando Simone dice, comunque anche io ce l'ho il problema, e si spoglia, si leva la maglia. È davvero anche lui. No, cosa c'ha? Cioè, o se ce l'ha non si vede, ma lui non si vede davvero, perché ha detto, comunque poi ho preso un po' di peso, tutto quanto, ma a me non me ne frega nulla, ciao, e si leva la maglia, e lì inizia il degenero della live. Ci siamo persi lo striptease di Simone, cioè, ma perché? Ma era anche in immagine di copertina. No, Flame, rimetti per favore, pubblico quella live. Pubblica per me, non mettimela non in elenco e mandamela. Per fargliela vedere. Vogliamo vedere Simone, tutto per vedere Simone nudo. E finisce con Flame che dice, no, ci demonetizzano il video perché ti spogli, questa roba qui, e poi finisce... dicendo, io non capisco come mai uno deve fare della propria vita una soap opera. E lì io gli rispondo, te puoi pensare quello che ti pare, però certo, il mio canale è fatto così, come il tuo è fatto di perculare le persone. E che poi tra le due è peggio lui che percula gli altri, piuttosto che tu che al massimo parli delle tue cose private, no? Quindi... E quindi così, sì, ci sono rimasto un po' male, ma poi... siamo su YouTube, ok, nel senso, sì, così. Sì, quindi diciamo che Flame, vabbè, la cosa dello stalking può essere condivisibile, sì, anche se io non condivido la loro idea, perché certo, dovresti certo vedere cosa ho combinato io, altro che lui. E lo voglio sapere, ovviamente. No, cioè, ha fatto delle cose veramente che non potrei neanche dirle, perché... Ok. Vabbè, allora non sono solo, perché anch'io... No, ho fatto delle cose bruttissime, alcune pubbliche, la vendetta famosa, sì, alcune no, non pubbliche, certo, ma tra di noi, insomma, però anche più pesanti, però le dirò quando supera il periodo per cui posso essere denunciata. Ah, ok. Vabbè che se fa denunciare mi arresta lui, però... Appunto. Però... No, non si sa mai. Ecco. E nulla, il problema è questo. Te puoi pensare quello che ti pare su di me, io lo sempre io, cioè, al tuo posto sarei uscita dalla macchina e volavano quattro palle, perché sopravano due uomini, quindi volavano quattro palle, altrimenti in una situazione uomo-donna volavano palle e ovaie. Mm. Ecco. Ah, ecco, guarda cosa mi è venuto in mente, ecco perché poi mi sono incazzato, perché quando ho guardato questo video dello stalking, lui ha fatto la battuta poi per dire, tipo, ora stai a culo vuoto, stai a culo nudo, cioè, come per dire, non c'entra più nulla ora, perché lo dà un altro, capito? Sì. E è stata una battuta un po' così, che la puoi fare tranquillamente, però... altre persone che poi me lo sono venute a ridire hanno detto, guarda che è un po' omofobino. Ora io sapevo che non lo è. Per me era solo una battuta, sicuramente. Perché le battute, ok. Però, cioè, se te cazzi me, io poi cazzo te, no? Giusto, come funziona la cosa? Giusto. Te guardi le tue cose, io mi guardo le mie. Ho da dire però, ti do un'altra esclusiva. Esatto. Cioè, ragazzi, ma quante esclusive. Che effettivamente... so che sono giorni e giorni che lui sta premendo per avere il mio numero, ecco, di telefono. Ecco, quindi, cosa è successo poi dopo? Ok, finisce così. Lui carica questa live, io faccio la risposta, lui cancella la live, mi scrive Rubino, perché io lo conosco, sì, ci ho fatto anche delle cose, dei casting, sì, sì, insieme. Salutiamolo, ciao Rubino! Rubino. E mi fa, guarda, comunque c'è Mr. Flame che mi ha chiesto se può fare un video con te in cui ti chiede scusa. Ok, ok. E io gli ho detto, guarda, non lo so, perché sai, non conoscendo il tipo, ma vedendo i video che fa, può darsi che magari lui a me mi dica,
ti chiedo scusa, poi in realtà è un altro per culo. Ok. Però nel frattempo mi ha dato il contatto, io gli ho mandato un messaggio, lui mi ha risposto, insomma ci dobbiamo mettere d'accordo. Okay, sì, ma sì, sì. A cosa mi servi te, viva? A cosa ti servo? Mi servi perché siccome lo conosci e sei sua amica, voglio sapere da te prima di incontrarlo, prima di prendere un appuntamento, se mi posso fidare, se... Allora... è un per culo quello che mi vuole fare ancora, se vuole continuare così, oppure vuole fare un video di confronto a modo. No, io credo che, cioè, Mr. Flame è un po', a volte un po' testa di cazzo, va detto. Come siamo tutti. E lui è un po', cioè, ad esempio, per quello, ci tengo a dire questa cosa, no? Quella storia della Sabri Gamer. Ok. Per esempio io, no? Sono d'accordo in tutto quello che ha detto Mr. Flame, l'ipocrisia del fatto che prima fai a zoccolona, poi fai la santa. Sì. E quello lì sono d'accordo, tutto ok. Però Flame ha rubato dei pezzi di video e l'altra giustamente ha comunque... E la proprietà di quei video e fa quello che vuole, se vuole buttare giù il video, butta giù il video. Quindi lui, Simone e tutti gli altri che fanno critica dovrebbero imparare a non rubare il copyright degli altri. Io sono d'accordo anche con la legge sul copyright, perché non è giusto che tu senza il mio permesso prendi un mio video e lo ricarichi sul tuo, in cui mi critichi pure, cioè, quindi perché io dovrei lasciartelo? Te lo lascio se voglio, se ci guadagno. Mm-hmm. In questo caso Sabri aveva uno sputtanamento sì, rilevante, nel quindi suo caso, sì. L'ha tolto. Cioè, l'ha sputtanava proprio di esatto, brutto. E quindi l'ha fatto togliere. Ha ragione lei sul piano pratico. Poi su quello che si pensa che lei sia ipocrita, sia falsa, quello d'accordissimo, penso anch'io. Cioè non è che mi sia simpatica, perché a me le persone piacciono che sono quelle sincere, autentiche. Beh, l'80% degli youtuber comunque sono appunto falsi. Però lui ha sbagliato, quindi c'è da dire che lui è un po' così, però è una brava persona, quindi in realtà questo sputtaniamo Mr. Flame è un clickbait. Yeah, clickbait! Ma poi non tanto, per sapere, no? Come continua, come continuare questa soppopera. No, quindi sì, fai il video con Mr. Flame, te lo consiglio perché è molto simpatico, molto bravo. Poi io ho conosciuto anche suo papà, che è veramente super cane top, pazzo, cane pazzo, simpaticissimo. Okay. Quindi, mi sono fatto una cultura. Quindi, e poi sei sotto, cioè adesso Mr. Flame ci sta guardando, Issima è sotto la protezione della diva. Quindi se, non mi farà niente. Se gli succede qualcosa, Mr. Flame perde un coglione. Lo scoglione. Ah, ok, tutti e due, neanche uno, tutti e due lo scoglione. Ok. Quindi, no, appunto mi premeva sapere così se mi posso fidare. Quindi è una minaccia, nel senso, amici ma. Amici ma. Fino a che non mi tocchi, Issima 91. Ecco. Pronto che ti decoglionos. Esatto. O chiamo chi lo sa fare. Ecco. Quindi che dire, aspetto il video di Issima e Flame. Con Flame. No, no, se te mi dai lascia passare, mi dici passare. Tranquillo che lui comunque è una brava persona, sì, lo conosco, sì, sì. Tutto. Allora mi fido e ora mi ci metterò d'accordo. Sì, sì. E gli dirò di sì. E poi ti farò sapere, ovviamente. Esatto, siamo tutti ad aspettare la puntata. No, potresti fare così, possiamo fare così. Ci si vede tutti e tre, te fai da arbitro. È vero, anche. No? Anche. Dai, bello! Mr. Flame, se guardi questo video, facci sapere se ti può interessare una cosa del genere. Arbitro. La diva del tubo. Io da una parte, te dall'altra, ring e si fa a botte. Esatto. No, non si fa a botte, si fa. E lo faccio a botte nel caso. E te poi nel caso puoi decoglionare. Esatto. Chi vuoi. Chi sbaglia la risposta decoglionando. No, cavolo, devo stare attento. Ma è morto lo schiavo. No. Ah no, è lì. Oh mamma, me l'ha presa male, ho detto che mi riporta poi alla metro. Bene ragazzi. Vedrò, ti farò sapere okay. Comunque. Spero vi sia piaciuto questo video, un salutone a Mr. Flame e la loro combricola dei criticones. Criticones. Però magari, cioè, imparate a farla da noi, la critica, senza perdervi in chiacchiere e in inutili critiche, inutili sì, proprio. Esatto, quindi... Inutili. E offese soprattutto. Ecco. Poi avete esagerato stavolta e quindi siete stati sputtanati.
Ciao, un bacio a tutti. Bye. Ciao, ciao.